bilancio molto positivo, anche oltre le aspettative date ovviamente anche dall'incertezza di una manifestazione che si programma con anni d'anticipo, mesi negli ultimi dettagli, e quindi insomma non sapevamo che tipo di riscontro avremmo avuto dal pubblico italiano e mondiale, invece è stato, diciamo, oltre le previsioni, chiaramente con meno posti a disposizione per quelli che sono le restrizioni, soprattutto gli spettacoli al coperto, e siamo riusciti a riportare come era volontà, come era necessità, tutta la produzione ai luoghi coperti, quindi Teatro Rossini e la Vitrifrigo Arena, salvo ovviamente l'appuntamento del 22 con il presidente Mattarella per il gala per i 25 anni di carriera di Flores, che chiuderà il festival, che si terrà, come sappiamo, in Piazza del Popolo. Per la prima volta il Presidente della Repubblica in carica a visitare il nostro, essere presente al nostro festival, ci inorgoglisce particolarmente come città di Pesaro, come Rossini Opera Festival naturalmente, la consideriamo anche, diciamo, un tributo non solo a 42 anni di storia del festival. Con noi ci sarà anche il presidente onorario Gianfranco Mariotti, insomma sarà un modo per riscuotere un elemento di orgoglio veramente importante da parte di tutto il paese, rappresentato dal presidente Mattarella, e una edizione così piena, diciamo, è stata un messaggio importante anche nella direzione della ripartenza del lavoro, e vogliamo pensare che sia stato anche questo uno degli elementi che ha convinto il presidente a onorarci della sua presenza. Un bilancio positivo, dicevo, perché è non solo dato dal sold out della biglietteria, anche dai riscontri di pubblico e di critica, ma soprattutto perché dopo la parentesi chiaramente più italiana dell'anno scorso si è riusciti, comunque il pubblico straniero si attestava sopra il 30%, siamo riusciti a superare il 50% di pubblico straniero per un obiettivo normale, festival, che è attorno al 65-70, e capiamo l'importanza che in termini sia di ricaduta economica ma anche, diciamo, di visione internazionale di un festival che ha questa unicità in Italia, di avere questa attrattiva così grande verso il pubblico mondiale, appunto ne fa uno dei punti di forza, di orgoglio e anche di traccia per il lavoro futuro. In questo momento è in corso la seconda, la prima replica del viaggio a Reims, che è l'occasione per fare debuttare i cantanti dell'Accademia, quindi insomma le future star rossiniane, e allo stesso modo ci attende un'altra giro delle tre opere, quindi dal Moise Faraon a il signor Bruschino all'Elisabetta Regina d'Inghilterra, e anche la quarta produzione, perché quest'anno le produzioni sono 4 su 3, lo Stabat Mater del 20 di agosto sarà, diciamo, in forma scenica all'interno, diciamo, della scenografia più articolata del Moise Faraon, quindi insomma, un altro appuntamento, sicuramente una chicca da non perdere. Poi appunto, diciamo, la volata verso il concerto di gala di domenica 22.